Larci, che è un cittadino di Osnago, e è bello vedere queste fisionomia cambia. Racconto perché ci sono qua queste opere, cui Morra, l'artista, è arrivato dal Senegal, che racconta magari durante la serata, anche dopo, come sono, come le ha fatte e perché. Queste opere sono qua per un motivo molto semplice: parlavamo di migrazione, stavamo parlando, creando un progetto di cooperazione tra Italia e Senegal, sostenuto dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, che raggruppa molti dei paesi, purtroppo non tutti, della provincia di Lecco, e abbiamo detto che l'arte può essere un modo per comunicare alla comunità di un paese, alla nostra cittadinanza, che cosa facciamo, che cosa possiamo dire a proposito della migrazione. Questa serata non la conoscevamo perché non era prevista un anno fa quando abbiamo scritto il progetto, e l'altro giorno ho scritto a Davide: possiamo inserirci un attimo? Mora l'ha fatto e resterà qua nel nostro paese un murales di 6 m x 4 che molti di voi hanno già visto, ed è una testimonianza di come un migrante è una risorsa, è un arricchimento. La stessa cosa che ho detto quando abbiamo fatto giù in Senegal, a Dakar, durante la Biennale di Dakar, che coinvolge non come la Biennale di Osnago, un centinaio di artisti, quasi 2000 artisti, e lui è uno dei selezionatori. Abbiamo detto davanti all'ambasciatore: la migrazione è arricchimento, se lui non può venire in Italia non possiamo essere più ricchi. Di che cosa non sappiamo, ma comunque ci ha portato e ci ha lasciato qualcosa. Questo è stato un po' il senso di tutto il nostro progetto, per comunicare veramente e lasciare qualcosa in questo paese, una testimonianza. Tutte le sue opere sono sul tema della migrazione, sono state esposte anche durante la Biennale di Dakar, e devo dire che in questo paese è stato bello vedere, nel contesto politico-sociale che non vado a giudicare, anche l'accoglienza, perché lui si è trovato bene, forse privilegiato, ma altrettanto bene si è trovata la comunità senegalese di Osnago, che per una volta si è trovata un po' protagonista, avendo un suo rappresentante famoso, più o meno. Comunque un pregio. E la parola che lascio è la stessa che lascio la Biennale di Dakar: ci arricchiamo da soli, se riusciamo a trovare le gambe.